thank you Ritorno, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ritorno, come dicevo, a Giacomo Floriani. Ma ritorno perché mi preme sempre, non dico esaltare, ma insomma ricordare questa figura di poeta locale che mi pare un po' dimenticata. Mi piacerebbe, per esempio, perché non ripristinare un premio in memoria sua, riservata magari... Ai bambini, ai ragazzi delle scuole per incentivare così un'attenzione al dialetto e magari spingerli ad interessarsi del dialetto e magari anche convincerli ad imparare a scrivere in dialetto, a parlare in dialetto. E quindi ritorno ancora a lui, grazie sempre a questo libro, I cinque canzonieri, eh, appunto, eh, di Giacomo Floriani, fatto stampare dall'amico Riccardo Maroni è del 1982 e questo libro che mi è stato omaggiato dalla signora eh, Mirella Lotti che saluto e ringrazio sempre questo libro del quale ho già parlato in precedenza eh, anche perché mi ha dato la possibilità di ricordarvi come era nata l'amicizia di riccardo maroni con Floriani ma non solo di ricordarvi anche l'attenzione riservata alle poesie di Floriani da parte di tantissimi emigranti all'estero italiani che appunto vedevano in Floriani un'occasione per ricordare i, i, i luoghi natali, i luoghi nativi, le parlate loro, dei loro nonni, loro stessi quando sono partiti magari dal Trentino, da qualche valle del Trentino e quindi molti emigranti eh, erano in contatto con Floriani o con lo stesso Maroni appunto ricordando appunto le poesie. Del poeta Rivano. Oggi eh, mi preme eh, farvi notare una cosa curiosa eh, che eh, ovviamente mi fa piacere perché riguarda gli accenti e vi dico subito, vi leggo, dice Riccardo Maroni nell'introduzione: il rapido esaurirsi delle edizioni sopracitate cioè nel senso che molti, di, molte di queste edizioni sono andate esaurite, nel senso che tutti hanno comperato questi libri, mi ha portato, dice Riccardo Maroni, nel 1970 a ristampare nei volumetti dodicesimo e tredicesimo della mia appunto produzione tutti i cinque canzonieri. Praticamente esauriti anche questi, ed avendo varcato il mio 86esimo, ho voluto questa edizione prevenendo, attenzione a questa parola, illegali iniziative altrui, sicuramente abborracciate e lardellate di errori d'ogni genere. Quindi, lui stampa questo libro per evitare stampe fatte da persone ignoranti, ma nel senso che ignorano la grammatica. In particolar modo quali errori rimproverava Maroni a eventuali nuove edizioni? Errori riguardanti in particolare gli accenti, pensate un po'. Molti non sanno ancora che l'autentico dialetto rivano, e spesso ve lo faccio notare, è caratterizzato dall'accento chiuso, mentre quello trentino e anche archese è decisamente aperto. Dialetto che fu genuino fino al primo dopoguerra e che oggi è notevolmente imbastardito. Pensate un po' a cosa diceva eh, Riccardo Maroni riguardo ad eventuali nuove edizioni fatte non so da chi, delle poesie di eh, Floriani. Probabilmente sarebbero state edizioni lardellate, pensate un po' che termine, lardellate, cioè piene di errori di ogni genere, in particolar modo gli accenti. E di fatto io quando eh, parlo di, di Floriani, leggo qualche sua poesia o la ricopio, devo stare attento appunto agli accenti, perché chiaramente eh, l'accento rivano è diverso dall'accento archese. Bene, detto questo come introduzione, adesso vado a presentarvi una poesia che mi piace particolarmente ed è intitolata En Cimiteri de Montagna. Cioè un cimitero di montagna. Ma poi vi faccio la parafrasi, ve lo dico subito. Mi piaceria pulsare in santa pace, in desto cimiteri de montagna, con dentro poche cross e tanti nivi, con dentro pochi lussi e tanti fiori. E in questo cimitero l'Arch Naspanda, sempre avert per i morti e per i vivi con den muret con i tante il sbanda e sorveglià da bel gropet de pini. Dentro, che polsa da pareciani, gel barba longa, un cassador coi fiocchi, e rente il brisa, cercador de funghi, che bravo come lui, genera pochi. Così in delle notte lunghe senza luna, no altri senza tanti complimenti, Ala bona, sotto il groppetto de pini, se poderia contarsela contenti. Parlar dei gai cedroni, de camozzi, de rampegade e sicure, dei tassi e volp stanai dalle sotane, dei funghi, de becazze e delle pasture. E dopo me piaceria, a quella popa che, quando comparis le prime stelle, la ciama e la ricama la somama, Regalarghe na pua de genzianele. E fora per gli stai la primavera, vardar le vacche anar a nar alle somalghe, le cavre capitar de gran carriera, e sui dossi le pegore che magna. Ah sì, me piaceria pulsare in pace, in desto cimiteri de montagna. Adesso mi permetto di tradurvela questa poesia in italiano. Mi piacerebbe riposare in santa pace in questo cimitero di montagna, con dentro poche croci e tanti nidi, con dentro poco lusso e tanti fiori. In questo cimitero largo una spanda, sempre aperto per i morti e per i vivi, con un muretto che ogni tanto barcolla, cioè si rovina, crolla, e sorvegliato da un bel gruppetto di pini. Dentro, che riposa da parecchi anni, c'è il barbalonga, un cacciatore coi fiocchi, e vicino il brisa, un cercatore di funghi, che, bravo come lui ce n'erano pochi. Così, nelle notti lunghe e senza luna, noi altri, senza tanti complimenti alla buona, sotto il gruppetto di pini, potremmo contarcela contenti. Parlar de, di galli cedroni, di camosci. Di arrampicate su cenge malsicure, di tassi, di volpi stanate dalle loro tane, di funghi, di beccacce e di pasture. E dopo mi piacerebbe a quella bambina che, quando compaiono le prime stelle, la chiama e richiama la sua mamma, a quella bambina mi piacerebbe regalarle una bambola di genzianelle. E fuori. Durante l'estate e la primavera guardare le mucche che vanno alle loro malghe, le capre che arrivano de, di grande carriera e sui dossi le pecore che brucano, che mangiano. Ah sì, mi piacerebbe riposare in pace in questo cimitero di montagna. Beh, la poesia. Certo è una poesia mesta, perché parliamo di cimitero, di morte, però una poesia molto delicata, liricamente perfetta. Adesso mi permetto purtroppo di lasciare da parte questo aspetto lirico, delicato, per andare su cose meno, un po' più, eh, meno importanti da un punto di vista lirico, però importanti da un punto di vista formale. Allora, io mi sono permesso già di indicarvi, vedete... Alla lavagna non ci sta tutto, comunque l'analisi formale. Allora, in desto cimiteri, vedete, questo sto ci mette l'accento chiuso proprio per distinguerlo da sto, voce del verbo stare. Sto sta per questo. Pochi lussi, beh, chiaramente dicono che in dialetto non si usa mai la, il raddoppiamento, è sbagliato, qui vedete lussi, non si potrebbe metterci una S soltanto. Quindi pochi lussi per forza deve avere due S. L'arc na spanda, ecco questo è una spanna no? in italiano. L'arc, vedete, non ci mette l'h, chiaramente, na ci mette l'apostrofo perché Floriani mette sempre l'apostrofo davanti a na, che sta per una spanna, in italiano forse detto spanda, ancora in italiani è una spanna, poco, quindi l'arca poco. Largo si parla del, del cimitero. Sorveglià dan belgropet Depini, Ecco, vedete, sorveglià, ecco, sta per sorvegliato col GL. Ecco, Floriani non mette la G. Ecco, anche qua, famiglia, molti <coughs> alcuni poeti mettono la G, altri poeti non mettono la G. Sorveglià Floriani non mette la G. Dan belgropet, bello questo, da en belgropet, c'è cioè lo sconto fra la A e la E, la E cade e quindi ci mette l'apostrofo, quindi è avvenuta la cosiddetta elisione. Cazzador, ecco, vedete, cazzador con doppia Z, anche qui dimostra che il raddoppiamento spesso in dialetto ci vuole proprio per facilitare la pronuncia dura di una lettera. Ecco, tanto per dire l'importanza degli accenti di cui parlava Maroni. Contenti, vedete questo contenti con la E chiusa. Contenti poi abbiamo i camozzi, anche qua sono i camosci con doppia z. Ecco questa, questo termine curioso, la pua, non la bua. Eh. Con un po' de bua, bua. I bambini dicono con la bua per dire con un po' di dolore mi fa male. La bua, quella è la bua. Questa è la pua, vedete, pua. E eh, quindi, eh, Sta per eh, bambola e diceva appunto la pua de Genzianele. Ecco pua, vi faccio notare che ci ha messo l'accento. Fora, ecco, non so se io ho pronunciato fora per l'istà, forse ho detto fora, eh, mi, mi scuso, coi rivani gli amanti del dialetto rivano di Floriani, con Floriani che magari si starà rivoltando nella tomba, ma forse ha detto for, fora. Comunque fora, che non ad arco diciamo for, fora, sta per fuori, quindi mi raccomando, accento chiuso. E poi attenzione a questa parte qua, sì, me piaseria in passe. Ecco, qui proprio si vede il modo originale di scrivere formalmente eh, Floriani, di Floriani. Ecco, ah sì, vedete, sì non ci mette l'accento. Il sì qui non è un classico pronome personale, sì sta per avverbio di affermazione. Ah sì. Ecco, ma lui non l'accenta e quindi rispettiamo la licenza poetica di Floriani. Me invece chiaramente ci mette un bel accento fonico chiuso, me piaseria, me. Ecco, piaseria Piageria, ecco, che verrebbe spontaneo dire mettiamo l'accento tonico sulla, u, sulla I per evitare di pronunciare piaseria, piaseria, ecco, non ci mette l'accento, quindi rimane la I normale. Pulsar, stesso discorso, non mette l'accento sul finale, sul, sul finale del verbo pulsare, appunto, che è l'infinito. Beh, poi in pace, chiaramente non c'è nessun problema in pace. Bene, allora voi vedete che anche oggi mi sono dedicato a Floriani. Ripeto: bisognerebbe a mio parere, qui in zona, ritornare a recuperare l'attenzione della gente, della nostra comunità, l'attenzione su questo poeta e magari ripristinando appunto un concorso dialettale riservato alle nuove generazioni. Magari anche, qualche, anche alle vecchie, ma principalmente alle nuove, che sono quelli che devono evidentemente recuperare il dialetto, se vogliamo che si riesca a perpetuarlo. Bene, quindi con questo auspicio che si ritorni a parlare di più di Floriani, magari con un concorso riservato alle scuole, ricordando quindi questa poesia, En cimiteri de montagna, ricordando il libro da da cui ho tratto questa poesia che sono appunto i cinque canzonieri in dialetto rivano di Giacomo Floriani, edito appunto nel 82 da, dall'amico Riccardo Maroni. Anche oggi sono arrivato al mio quarto d'ora, pressappoco poco, di tempo. Spero di non avervi annoiato, spero di suscitare sempre un po' di interesse, aspetto sempre le vostre critiche, le vostre sollecitazioni, magari anche qualche omaggio o qualche prestito di qualche libro dialettale, del quale evidentemente poi voglio parlare perché il mio intendimento è quello di continuare, siamo già ormai, abbiamo superato le 60 puntate, quindi sono tante, ma vogliamo andare avanti, sicuramente vogliamo raggiungere le 100, poi vedremo cosa dirà anche il nostro editore Fabio Galas. Bene, con quest'altro auspicio, dopo quello per il concorso su, su Floriane l'auspicio di raggiungere le 100 puntate, quindi festeggeremo con i fuochi d'artificio come abbiamo fatto con le 50 puntate. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando, vi aspetto la prossima volta, ricordando non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.